Fernando, confessa, c'è l'arbre magico alla vaniglia. È il mio preferito. Mi sto dimenticando il pacco, ecco. Non benissimo. Dove vai? Dove vai? Dove vado? Ah, vai. 36. Buongiorno Milkman, con la sua consegna Nespresso. Questo è uno dei momenti migliori. Eh sì ragazzi, ho fatto il corriere per un giorno perché volevo raccontarvi una storia. Ma voi sapete per me quanto è stressante i mille pacchi che arrivano, seguirli, il tracking e poi quel pacco doveva arrivare a quell'ora ma in ritardo e dentro c'è un telefono in anteprima e allora vai a inseguire il furgoncino. Oppure, eh no signor Galeazzi, il pacco arriva domani perché abbiamo trovato la portineria chiusa. Ma come? Ma fa orario continuato? Vabbè, fortunatamente ho scoperto questo servizio, Milkman, che... Ma no, facciamo un passo indietro, partiamo dal l'ordine. Uno dei siti che lo vanno a integrare per esempio è Velasca. Sto comprando un paio di scarpe Ghisa, tra l'altro in milanese Ghisa vuol dire vigile urbano. Consegna standard, ok, è gratuita, 2 o 3 giorni. Consegna DHL entro 1 o 2 giorni lavorativi, più comodo 3,50 euro. E poi c'è questa casellina consegna su appuntamento, 7 euro. Adesso vi racconto perché sono tra i 7 euro meglio spesi della mia vita. No, alt, fermi tutti, passata nemmeno mezz'ora e guardate qua, mi è arrivato l'SMS che mi permette di andare a personalizzare la consegna. C'è semplicemente un link nell'SMS, basta cliccare, si apre una pagina web, non c'è bisogno di registrazione, non c'è bisogno di fare nulla, basta dire di essere d'accordo ovviamente con i cookie e guardate, abbiamo spedito un acquisto con Velasca, scegli data e ora, sì, perché posso personalizzarmi in maniera puntuale e precisa proprio la consegna. Guardate, posso decidere delle fasce orarie, tra l'altro bello il fatto che, e questa è la consegna oggi, oppure posso scegliere la consegna il 24 oppure il 25 di ottobre. Stasera non ci sono, quindi consegna per giovedì ci sono, sì, dovrei esserci giovedì, però tendenzialmente sempre la sera, 19:30-21, è gratis, ok, gli do la conferma e il 24 ottobre tra le 19:30 e le 21 consegneranno le mie scarpe. Ma non è tutto qua, vi farò vedere giovedì sera cosa succede. Ma no, porca miseria, ho fatto una pirlata, me le sto facendo consegnare in ufficio, non a casa, tra le 19:30 e le 21, io non sono qua in ufficio. E allora niente, si può tranquillamente andare indietro e cambiare fascia oraria, diciamo che 16:30, ecco, la fascia oraria minima, se vogliamo una consegna proprio precisa, è di mezz'ora, ma se selezioniamo una fascia così piccola, vedete, ci chiedono 1 euro in più per, diciamo, per la finestra così piccola. Allora io allargo un po', tanto tra le 16 e le 17 faccio una fascia di 1 ora, che mi va bene lo stesso, gratis, ok, l'ho modificata, al volo, consegna riprogrammata, tra l'altro si può riprogrammare fino a pochi minuti prima della consegna. Oltre a questo, se vogliamo dare un'informazione di più al corriere per rendere la consegna più rapida, posso anche andare a dirgli dov'è l'ingresso del condominio. E guardate, sono anche su Google Maps. No ragazzi, questo è Milano quando piove, 3:30, non ce la farò mai a essere in ufficio per le 4. Ripianifico, vediamo un attimo, no. Domani non ci sono, sabato a men che meno, lunedì, allora sì, lunedì mattina ci sono, direi no, 8 non sono ancora in ufficio, 9:11 gratis, perfetto, ripianifico. Ma ora è 10:18, mi arriva sia l'SMS che la mail di Velasca che mi avvertono che sono in consegna, con anche il link per ripianificare per l'ennesima volta la consegna. No, voglio le mie scarpe! Ah, ma attenzione! Nei pressi della consegna le informazioni cambiano. Sto cercando parcheggio. E se faccio i? Oh, vedo anche l'autista. Si chiama Antonio. E attenzione che si può seguire Antonio in tempo reale nell'ultimo miglio. Chi è? Signor Galeazzi, Andrea. Sì? Corriere Milkman, un pacco di zero per lei. Ti apro ascensore in fondo al corridoio, 5° piano. Grazie. Ecco qua. Sono io. Ho detto Zara ma è Velasca. Eh sì. Ho sbagliato io, scusi. No problem. Ecco lei. Grazie mille. Grazie, buona giornata. Buon lavoro. Comunque Milkman al limite dello stalkeraggio, consegnato 10:24 al 5° piano al signor Galeazzi con anche la mia firma. Oh, e finalmente abbiamo scarpe. Ma adesso voglio capire cosa c'è dietro questo servizio così personalizzabile, così malleabile, così preciso. Vado a fare il corriere.
E voilà, ci siamo, il mio primo giorno da corriere. Prima di tutto, giubbotto d'ordinanza. Ma ovviamente da solo non sarei riuscito a consegnare nemmeno un pacco. E allora c'è Fernando che ha l'applicazione di Milkman lato corriere, che gli dice a che ora dovevamo uscire dal magazzino. Siamo un po' in ritardo, dobbiamo muoverci. Vai, se recuperiamo. Vai, siamo in discesa. Ovviamente i pacchi vanno sparati con il lettore di codice a barre. Il numero è il numero di consegna, quindi consegna 1 sarà la prima da fare e si mette sul furgone più vicino qua all'ingresso. No, vabbè, Nando, quanto siamo stati efficienti? Vabbè, velocissimi, guarda. Fantastico. In due poi. Fai vedere l'app cosa ti dice? L'app mi fa carino e fa vedere tutti quelli che abbiamo sparato. In questo momento dobbiamo fare una verifica. Perché questo collo... Oh, ne manca uno, ne di manca Amazon. Uno. E ti dice non letto. E abbiamo trovato il pacco mancante. Tra l'altro, l'app, una volta dato l'ok, ci dice partenza 8.30, sono le 8.24. Perfetto, 33 pacchi, 39 in furgone, 0 mancanti. Dobbiamo andare a Monza? Andiamo a Monza. Fernando, confessa, c'è l'arbre magica alla maniglia. È il mio preferito. È il confesso. Profumo che avevo sul no, mio... al cocco. Al cocco. Io c'avevo la maniglia sulla Clio quando avevo 18 anni. E mentre Fernando mette in moto, vi presento Antonio. Perché ciao, abbiamo bello. Un aiutante. Anche lui primo giorno, assunto l'altro ieri. Ti scherzo, Antonio, presentati. Sono Antonio Perini, amministratore delegato di Milkman. E oggi siamo all'avventura del vero lavoro. Esatto. Quello che ci vede coinvolti proprio sul cliente finale. L'idea di Milkman è nata proprio per usare la tecnologia al servizio del consumatore che si fa sempre più esigente. Poi è successo dietro le quinte che il software ha negoziato tra virgolette le condizioni e le aspettative per ciascuno dei destinatari e ha costruito un piano dei percorsi in grado di soddisfare tutte queste esigenze al minor costo. Allora siamo quasi arrivati, Maps ci dice 2 minuti e nel frattempo Nando si è dovuto occupare esclusivamente della guida, giusto? Perché il fatto delle fasce di consegna, degli orari è gestito dall'applicazione e 10 minuti prima dell'arrivo l'applicazione, il sistema diciamo, ha mandato al cliente un SMS che lo avvisava dell'imminente consegna. Il cliente, come abbiamo visto e io l'ho fatto, ha comunque la possibilità, fino a quanto tempo prima di modificare la consegna? Fino ad adesso, un minuto adesso. Prima dell'arrivo del corriere. Nando, speriamo che non ci modifichi la consegna. No, è un disastro. Quante volte ti capita? Può capitare. Ma non dirmi che è la signora che ci aspetta. No. Non credo. Può capitare. Può capitare. Questa cosa qua. E questo è un tratto uno dei plus più belli perché... Sì, perché ti arriva il messaggio. No, no, tra l'altro c'è anche la tua faccia sull'applicazione, c'è lo sai? C'è il mio faccione. Ma era proprio lei, Sara, ci aspettava qua fuori perché le era arrivato il messaggio, giusto? Certo. Quindi sapeva che saremmo certo, arrivati. Assolutamente sì. Come trova Milkman? Buono. Il servizio? Buono. Comodo. Io. Mi sono trovata sempre bene. Grazie. Sempre precisi. Ok, grazie. Un commento su questo discorso qui che la signora laggiù. Io prima ti ho detto che ogni nostro sforzo è fatto per dare valore al cliente mentre facciamo efficienza, perché purtroppo le due cose, purtroppo è anche il bello di questa sfida qua, devono essere sempre congiunte e di solito storicamente o facevi un livello di servizio alto oppure efficienza, no? Quindi certo. Un livello di servizio basso. Invece la tecnologia abilita proprio questo genere di esperienze qui, che è stata molto fortunata. Ma sì, perché comunque, sono in arrivo. Ma sai cosa succede? Tu no, ti sto dicendo sai cosa succede, ovvio, cioè l'hai programmato l'applicazione, cioè programmata nel senso studiata. Però è bellissimo avere la mappetta sull'app che ti fa vedere dove è il corriere, è dove sei tu, è in arrivo, in tempo reale. Magari la signora doveva andare a lavoro, si trova già lì, prende il pacco, prende la macchina e va. Siamo quasi arrivati alla seconda consegna e tra l'altro ho visto che l'app che si interfaccia con Google Maps ti mette già la terza, così tu sai prossimamente dove dobbiamo andare e quindi so come parcheggiare e non perdere tempo. Sto scoprendo chicca. Un sacco di cose. Ok, un altro Nespresso, si spara e si consegna. Tra l'altro nell'applicazione c'è sempre la possibilità di chiamare il cliente. Sì, buongiorno, sono Migman con la sua consegna di Nespresso. Non risponde al citofono, ma abbiamo un'arma in più. La chiamata. Chiamata a casa. Niente, non ha risposto neanche al telefono. Niente, non ci ha risposto, quindi purtroppo dobbiamo fallire la consegna. Non riesco a consegnare e ci dà tutte le opzioni per il quale non riusciamo a consegnare. Qua dobbiamo caricare una foto. Una foto della portineria. Questo serve per... Questo serve come garanzia della verifica del passaggio. Perché i destinatari si sono abituati a comportamenti non corretti da parte della logistica tradizionale
e quindi hanno cominciato a essere molto accusatori nei confronti quindi di quelli. Facevano, ma non sei passato. A me in realtà, è capitato, non dico spesso, ma ogni tanto che magari il tracking dicesse non ti ho trovato a casa, in realtà io c'ero, era il corriere che non era riuscito a finire il giro. Purtroppo è importante la, diciamo nel declinare un buon servizio, la trasparenza è tutto, l'affidabilità abbiamo detto è uno dei valori principali, quindi per noi dare prova di quello che abbiamo provato a fare è molto importante proprio per creare un legame di fiducia reciproco. Lato cliente adesso cosa succede sull'app, cioè cosa può fare? Gli è già arrivato un aggiornamento sulla sua consegna e nel quale verifica il passaggio, quindi con la foto, l'orario del passaggio, la posizione geografica, che è utile non solo come verifica, come validazione, ma anche come cross check, nel senso che può per esempio notare che magari ha inserito l'indirizzo di casa mentre voleva inserire quello dell'ufficio e quindi gli permettiamo di correggere eventuali errori. Gli abbiamo già chiesto quando possiamo riprovarci. Okay. E quindi automaticamente un po' l'esperienza che hai vissuto tu potrà scegliere un altro giorno, un altro orario e di nuovo vivrà la stessa esperienza. Passaggio a livello che ci rallenta tantissimo e Antonio mi stavi raccontando che questo momento è importante per l'algoritmo che sta imparando il fatto che è lenta questa tratta. Sì, rispetto alla pianificazione che era legata al dato cartografico, oggi abbiamo guadagnato una misura. Il tempo di questa tratta è più lungo di come l'avevamo prospettato e quindi gli dà un malus, gli dice la prossima malus. Volta magari nell'altro giro ci potresti mettere meno. Nel comporre una sequenza magari evita di usare questa tratta o ne usa un'alternativa oppure magari dà due consegne a due veicoli diversi che stanno ciascuno dalla sua parte dei binari. Ho fatto una consegna ma ho notato una cosa, l'autista non è mai consapevole se sta facendo bene, male, non ha degli orari, non c'è scritto devi arrivare lì entro 3 minuti. È vero, proprio perché non vogliamo che sia una responsabilità sua e vogliamo che guidi con attenzione alla strada, non vogliamo mettergli pressione. E mentre ne è andato a fare la consegna numero 11 con Antonio, stiamo guardando il software di backend. Questo è quello che tu puoi vedere da remoto. Questo sì, è una vista sul cervellone, diciamo, che quindi ti mostra sulla linea temporale tutte le consegne pianificate per tutta la flotta di oggi. Tra queste ci siamo ovviamente anche noi. Tra l'altro ho appena verificato che avevamo previsto 10:15, 10:45 come fascia oraria. Siamo 10:30, quindi siamo 10:30 adesso, quindi perfetto. Non abbiamo rallentato Nando troppo, diciamo, mettiamola così. E questo è uno strumento, diciamo, di analisi, vedi che la nostra app ha lasciato una traccia, che abbiamo fatto, queste cose dobbiamo fare, questa è la nostra posizione attuale. È uno strumento proprio di verifica, di debugging, perché nessuno in realtà guarda questo strumento, nel senso che non c'è una valutazione in tempo reale. La performance dell'autista è misurata da un certo numero di punti di vista, quindi sicuramente la produttività, che vuol dire se Nando fa una consegna in 2 minuti invece che in 3, guadagna un bonus, per così dire. Ci sono però altri fattori molto importanti, la trasparenza, ti ricordi la correttezza della causale di fallimento, la signora non era a casa e quindi che l'abbiamo marcata come assente. Esatto, l'importante è che sia corretta la causale, nel senso che noi alla signora diciamo signora siamo passati ma non l'abbiamo trovata, se lui avesse messo una causale sbagliata avremmo dato un'informazione distonica, no? Quindi l'utente si sarebbe insospettito o comunque avrebbe minato un po' quel rapporto di fiducia che invece vogliamo coltivare. Sì, diciamo che questo bonus malus, chiamiamolo così, l'autista è più per fornire un ottimo servizio all'utente che non per penalizzare l'autista. Assolutamente, infatti tutta la politica di incentivi è legata a pagarlo di più e i nostri gestori di fornitori sono incentivati a loro volta a permettere al fornitore di fare meglio dal punto di vista economico, perché vuol dire che stanno perseguendo insomma il valore che noi gli abbiamo richiesto. La trasparenza, la cortesia, la puntualità in partenza in particolare, perché poi il resto è più responsabilità nostra, come hai avuto modo di vedere, e molti altri indicatori che determinano un po' il perimetro di autonomia, perché noi vogliamo che faccia le sue scelte. Hai visto prima il passaggio a livello, un chiaro esempio, noi usiamo la pianificazione cartografica per stimare i tempi, ma in nessun modo gli diciamo di seguire il percorso che abbiamo in mente noi, proprio perché
l'uomo spesso batte la macchina, certo. Sa qual è il giro da fare e quale da non fare, specialmente forse il connubio è la cosa migliore. È l'ideale, secondo me, è dello sforzo di innovazione continua che la tecnologia propone, è lavorare su questa interfaccia uomo-macchina, come l'uomo può aiutare la macchina e soprattutto viceversa. Grazie, arrivederci. E questa era l'ultima consegna di oggi. Comunque è stato divertente. Ti è piaciuto? Sì, ma soprattutto con l'app. Questa cosa mi è sembrata molto, tra virgolette, semplice. Vabbè, tu ormai hai l'esperienza, devi lasciare il furgone. No, però nel senso sì, comunque ti aiuta molto, su questo è vero. Grazie, è stato divertente. È stato grazie a te, molto bello. Cosa vai a mangiare adesso? Fritto misto qua, mi hanno detto, una trattoria fantastica. Perché dovete sapere che lui è super appassionato di cibo, ma soprattutto di griglia. Griglia, carne. Bordons, devi prendere lezioni da lui. Vabbè ragazzi, stiamo andando a mangiare, è finita la giornata. Ti posso dire una cosa? Cioè, ok, questo video è sponsorizzato, ma che figata Milkman. Cioè, da utente tutta la vita questa possibilità di personalizzazione. E ho visto anche quello che c'è dietro le quinte e mi sembra anche una interazione uomo-macchina, machine learning interessante. Complimenti. Abbiamo fatto un buon lavoro, dai, ce lo meritiamo questo pranzo. Confermo, complimenti. E io mi aspetto un invito per la prossima grigliata. Volentieri, sei invitato. Okay. Però adesso non pago io. No, adesso paga lui.